ti do l'assegno da 70.000 euro. Buono, eh? E così abbiamo messo a tacere tutti. E quando sono a casa una zecone. E no, ma qua io vi aiuto, vi faccio sentire, vero? Ce l'avete il mio giochino a casa? Quello per la PlayStation? Ce l'ha uno del mio compagno, ce l'ha. Sì? Sul computer. Ah, va bene. Tarocco o vero? No, vero, mi sa. Sicuro, eh? È uno zanzare questo. La numero 13. Quale di queste piante ha un nome che significa erba del re? Il rosmarino, il prezzemolo, la salvia, il basilico. E ride, vieni, riguarda le domande e ride, però ti dà l'idea di saperlo. Basilico a Napoli, Napoli. Ah, stai muto. Andiamo lì. Ah, diccelo anche a noi, cos'è che stai toccando? Secondo me sta toccando il basilico. Io stavo secondo pensando. Secondo me è la D. Aspetta. Dici perché Bobo hai avuto questa... Perché appena è comparsa ti sei illuminato lo sguardo. Sì, Napoli, la pizza. La pizza. Napoli, la pizza. Giusto o no? Non lo so. No, quello che ho detto. La pizza, il Napoli, il la re. Birra, la no, storia. La storia. La storia della regina. La regina Mar. Margherita. Se c'entra, se non c'entra. Decidiamoci quello perché c'è attenzione. C'è attenzione. Adesso perdiamo 35.000. Potreste rifare il patto di prima, quelli che perdete li mettete voi. Sono 12. Sono 12 a testa. No, di più. Di più. Di più. 70 meno 16. 17. Sono 54. 27 a testa. Ah, ma noi solo 16 incassiamo? Se sbagliate 16. Ciao a tutti. Aspetta. Casinò andiamo sempre, non vinciamo mai. Stai qua. Questo ha ragione, quando andiamo a casinò non becchiamo mai. E magari qui vi butta stasera. Montella grida ritiratevi. Ma... Porta una sfiga Montella, ma mandatelo via. Ma vendetelo. Non deve andare via lui. Quando avete in mano quel bicchiere d'acqua e pensate, avete un'aria così intellettuale? No, io dell'intellettuale non c'ho proprio niente. Bobo, appena è comparsa la D, si è illuminato. Vorrei sapere cosa... Eh? Possiamo... Possiamo sapere cosa vi state dicendo? Che siamo due crisantemi. Non so perché. Stanno patendo davvero adesso. Perché siamo. È un peccato. Un peccato. Io dico di. Guarda Ringhio, pensavo fossi tu a spronare. Ho capito, però sono 70.000 euro, dai, scherziamo. Qualcuno dico che alla fine bisogna dare ai bambini, no? Beh certo, prima o poi vi dovrete arrendere e non rischiare più, però se Bobo per qualche maniera si è illuminato ci sarà un motivo nella sua mente. Che ne so io che c'hai. Non prende, sta fa solo danni. Basta guardarsi in giro allora. Ma io ci mi sto prendendo. Sì. Dai, giochiamo.
attacchiamo, Rino. Strano vedere Rino che frena, però no, Rino. No, no. Cioè, no, io però... guardo Fiori e mi fa. fa così. No, però Rino, sappiamo cosa vuol dire, sappiamo che è una forma di saggezza. Come se perdiamo, certo, diciamo, avevamo 70.000, 140 milioni, sai. Però se ce la attacchiamo, gli non c'è 50. Sono 300 cucuzzi. Non so. Sono tanti. La senti? Sì. Ma dimmi perché, mi devi spiegare. Non lo so, così. Non lo so. No, sinceramente, perché ti sei illuminato? Per quello che ha detto lui prima. Ah, per la ragione che ha a che fare con la pizza. No, perché se no, sai, a Napoli mettono sempre il basilico sulla pizza, no? Sì. Allora, potremmo mettere pure, non so, rosmarino, salvia, che ha, è un coso, come dire, no, vabbè, perché c'ha sapore, no? Anche le altre spezie hanno il sapore, che ne so. Capito? Questo voglio dire. Bobo? Ma dove ride quell'altro? Con chi ce l'hai? Peruzzi. Con Peruzzi si sta. Ma Peruzzi vive la vostra tensione anche lui. Vorrebbe essere lì con voi, cioè. C'è una fame, c'ha? Ah, perché parlate di pizza! Allora per quello. Vabbè, io. Comunque ragazzi, ci avete regalato una bella serata. Ci sembra di stare in ritiro con voi quando passate il tempo, giocate. Spero vi divertiate anche. Però qui la cosa. Dopo ci offendo. Già non state ci offendo. Dopo se perdiamo questa ci offendo ancora di più, Bobo. No, secondo e me. Per beneficenza, secondo me dopo la prova di questa sera pratica. Non parleranno più della vostra presunta poca dimestichezza con i libri. E ci vuole anche coraggio nella vita, eh? Only the brave. Bobo che è australiano sa cosa vuol dire. Only the brave. Solo. Dai, io sono coraggio con te. Solo i coraggiosi. Oh, ci sei? Sì. Di. L'accendiamo. Aspetta. Tu ancora non hai capito, qua sono 70.000 euro. Se perdiamo, gli dobbiamo dare, ci dà 16.000. No, ci dà 35. Sì. No, 16. 16. Ah. Non è che è indifferita. No, no. Dai, proviamo, dai, bisogna giocare, Rino. Però stava a casa oggi. Giorno. Ma mo dici perché si è fissato questo basilico? Facciamo così, se perdiamo mettiamo a testa noi 10.000 euro a testa, dai. 10.000. Non è 70.000, però. Con 36.000, la metà. Sì, fate una via di mezzo, insomma. Dai, fa sto basilico, dai, mi fa venire pure la nausea del basilico. Ti fa venire la nausea? Allora, il pubblico qui presente sa bene che a un certo punto però tutto diventa una specie di cerimonia molto seria. Allora vi devo chiedere, chi risponde, Bobo o Gennaro? No, sappia lui la responsabilità. L'erba del re è il basilico di? Sì. L'accendiamo? Sì. Fermo. Allora una cosa ve la devo dire subito, che siete stati comunque brillantissimi, bravi, simpatici. Come capito, dai, però l'intuizione con la regina Margherita, ragazzi, non c'entra proprio niente. Casomai dal greco basiliscus, che vuol dire re.